Tutankhamon, il celebre faraone. La straordinaria scoperta della sua tomba nel 1922 fa riemergere la storia di un'antica maledizione egiziana che fa il giro del mondo. La superstizione si rafforza dopo la morte di molti di coloro che erano entrati nella sua tomba millenaria. C'è immediatamente tensione. Tutankhamon, l'antico faraone, si è vendicato degli uomini che hanno disturbato il suo sonno eterno. Alcuni morirono, e questo contribuì ad alimentare la convinzione che fosse stata lanciata una maledizione. Fenomeni inspiegabili trasformano una scoperta archeologica in un mistero. Un evento inspiegabile. Le luci si sono spente, tutte insieme. Ha ululato, e poi all'improvviso ha messo le zampe così, ed è morta. La maledizione di Tutankhamon diventa un fenomeno mediatico la cui diffusione surclassa l'importanza della scoperta archeologica. Un misticismo che scatena la fantasia di tutti. La vendetta del faraone diventa uno dei soggetti prediletti dalla letteratura e dal cinema. La gente era portata a credere che le mummie fossero diaboliche, che potessero tornare in vita grazie a poteri che erano in grado di esercitare fuori dalle loro tombe. La gente ci credeva davvero. Quando in un racconto entrava in scena una mummia egizia, era sempre un fatto negativo, un'apparizione carica di conseguenze. E proprio a una mummia malvagia viene attribuito uno dei più gravi naufragi della storia. Si tende a credere che le mummie siano malefiche e commettano azioni terribili, anche quando il Titanic affonda si dà la colpa a una mummia. Una parte dell'opinione pubblica crede fermamente a questa leggenda, tanto più che l'ira del faraone si abbatte proprio sui membri della squadra di scavatori. Il capitano Richard Bethel era ossessionato dalla maledizione di Tutankhamon e alla fine fu ritrovato morto in circostanze misteriose. Il faraone non è mai stato vendicato, perciò ha ancora sete di vendetta. Senza contare che alcuni fatti inquietanti seminano il terrore. La scoperta della mummia del faraone riserva sorprese sconvolgenti. Aveva una ferita non profonda sulla guancia. Tutankhamon aveva lanciato una maledizione contro Lord Carnarvon. Avrebbe detto: il modo in cui si comportano è molto irrispettoso. Gli concedo 6 settimane di vita. Non era mai successo prima. Un viaggio nei misteri della più temuta maledizione egiziana: la maledizione di Tutankhamon. Il Cairo, Egitto, 5 aprile 1923. In una notte buia e silenziosa, un'infermiera corre lungo i corridoi dell'Hotel Continental. Non può immaginare la scena che si troverà davanti nella stanza del suo illustre paziente, Lord George Herbert, conte di Carnarvon. Non è un inglese come tutti gli altri. Ha deciso di essere un mecenate, di finanziare degli scavi per scoprire la tomba di Tutankhamon. Tutankhamon. La scoperta della sua tomba ha dominato la cronaca per mesi. Ma questo ritrovamento di importanza internazionale sta per essere soppiantato da un altro evento più intrigante, quello della maledizione del faraone. L'infermiera dichiara alla stampa di aver udito una frase in cui Carnarvon indicava chiaramente Tutankhamon come responsabile della sua morte. In punto di morte avrebbe detto: Tutankhamon mi ha chiamato e io ho risposto. È finita. È esattamente 1:45 di notte quando Lord Carnarvon muore. Nello stesso istante, al Cairo, un guasto elettrico senza precedenti getta la capitale egiziana in una inquietante oscurità. Un evento inspiegabile. Le luci si sono spente tutte insieme. E cosa ancora più sorprendente, a 5.000 chilometri di distanza, ad Highclere in Inghilterra, nel castello della famiglia Carnarvon, si verifica un episodio inatteso. La cagnolina di Lord Carnarvon muore in circostanze misteriose, come racconterà 30 anni dopo in una surreale intervista alla televisione francese il figlio del defunto, Henry Herbert.
Ha ululato e poi all'improvviso ha messo le zampe così ed è morta. Lei crede ai fantasmi? Sì, ci credo. E crede alla maledizione di Tutankhamon? C'è immediatamente tensione. Tutankhamon, l'antico faraone, si è vendicato degli uomini che hanno disturbato il suo sonno eterno. È così che si diffonde la maledizione di Tutankhamon, un faraone dimenticato, divenuto il più celebre della storia grazie alla determinazione di due uomini al centro di un mondo in piena trasformazione. All'inizio del XX secolo, l'Egitto è una terra promessa che affascina per la sua storia e il suo misticismo. Gli egizi credevano nell'aldilà e davano grande importanza al culto dei morti. Un fascino che continua ad attrarre ancora oggi. Con le sue leggende enigmatiche e le sue misteriose maledizioni, l'antica terra dei faraoni rivela di continuo nuovi e affascinanti segreti. Il mondo occidentale è sempre stato affascinato dall'antico Egitto, immaginando che avesse conoscenze che noi forse non abbiamo. Se osate disturbare una millenaria mummia egizia, sicuramente vi capiterà qualche cosa di terribile. Da ogni mummia riportata alla luce potrebbe nascere una nuova maledizione. La mummia più famosa è quella del faraone Tutankhamon. A lui è attribuita la più potente maledizione della storia egizia, la maledizione di Tutankhamon. La sua tomba è rimasta inviolata per più di 3.000 anni. Quando sta per essere scoperta, ecco che si scatena la collera del faraone e provoca la morte di molte persone. All'inizio del 1910, gli egittologi sanno ben poco di questo faraone. Si sa che è un sovrano della fine della 18ª dinastia e che ha regnato poco più di 4 anni, forse 8. Altro non si sa. Tutto porta a credere che Tutankhamon fosse un re minore nella storia della civiltà egizia. Gli archeologi non immaginano quanto ciò sia sbagliato, se non dopo la straordinaria scoperta del misticismo che circonda il faraone. Il ritrovamento della sua tomba si deve alla collaborazione fra due uomini diversi tra loro, Lord Carnarvon, un ricco aristocratico inglese, e Howard Carter, un autodidatta che si è fatto strada da solo. Per Lord Carnarvon è solo un hobby, ma per Howard Carter è lo scopo della sua vita. È ossessionato dall'idea di fare una scoperta sensazionale che leghi il suo nome a quello dei faraoni. I due si incontrano nel 1909 e diventano inseparabili. Lord Carnarvon è il mecenate e Howard Carter l'archeologo. Carter insegue il suo sogno, trovare la tomba del faraone che manca all'appello, Tutankhamon. Va nel luogo che lo affascina di più da quando ha messo piede in Egitto, la Valle dei Re. La considera la sua valle, la sua casa. La Valle dei Re a Luxor, l'antica Tebe, la capitale dei faraoni. Ci sono circa 60 tombe, tra cui una ventina di sepolture reali straordinarie. È in una conca, tutta circondata da falesie. Falesie vere, è un luogo unico al mondo. È il 1917 e sta per essere scritta una delle più importanti pagine dell'archeologia. Howard Carter e Lord Carnarvon non hanno idea della maledizione che stanno per scatenare. Autunno 1917, iniziano gli scavi. Un'impresa titanica. La Valle dei Re ha un'estensione di 2 ettari, l'equivalente di 3 campi da calcio. I due uomini hanno un piano ben preciso in mente. Howard Carter ha raccolto indizi che lo spingono a credere che Tutankhamon sia sicuramente sepolto nella Valle dei Re, dove sono stati trovati oggetti che riportano il suo nome e dove sono seppelliti altri membri della sua famiglia vissuti nel secolo che lo ha preceduto. L'archeologo comincia a circoscrivere un perimetro attorno agli oggetti rinvenuti e unisce i punti formando un enorme quadrato. Ne è convinto. La tomba del faraone è da qualche parte in quel perimetro. Decide di scavare ogni centimetro della valle, da cima a fondo, determinato a scoprire qualcosa. Forma un reticolo e scava quadrato dopo quadrato.
Purtroppo, dopo 5 anni di scavi e 200.000 tonnellate di terra rimossa, non c'è ancora nessuna traccia della mitica tomba tanto agognata. ...1922. Lord Carnarvon ha perso buona parte della sua ricchezza nella Prima Guerra Mondiale. Deve risparmiare e perciò sospende gli scavi. Howard Carter si reca immediatamente al castello di Highclere per convincere il suo mecenate a continuare le ricerche. È l'ultima possibilità per Howard Carter di scoprire la tomba di Tutankhamon. È sicuro che si trovi da qualche parte nella Valle dei Re. E ora pensa anche di sapere quale sia il punto esatto. Disse a Lord Carnarvon: possiamo fare un ultimo tentativo per trovare la tomba di Tutankhamon? Sapeva dove scavare. Il resto è storia. Grazie al suo carisma, al suo fascino e a una determinazione incrollabile, Howard Carter riesce a ottenere dal suo mecenate un sesto e ultimo anno di finanziamenti. Non gliene servirà un altro. Se l'archeologo è così sicuro, è perché sa dove scavare. Durante le ricerche ha rinvenuto alcune baracche risalenti all'epoca dei faraoni. Fino ad allora gli era stato impedito di scavare accanto a quelle costruzioni di legno, a causa dei turisti. Avevano evitato quel punto per anni, perché era accanto alla tomba di Ramses VI, una calamita per i turisti. Howard Carter e Lord Carnarvon ottengono dalle autorità egiziane il permesso di scavare proprio lì. Vogliono vedere cosa c'è sotto le baracche, e purtroppo l'archeologo non può far altro che distruggerle. Disse: se fosse lì, nell'unico posto che non ho ancora esplorato, potrebbe essere lì. Bisogna abbatterle. E quindi lo fece. 1 novembre 1922, l'ultimo tentativo. Howard Carter e la sua squadra scavano sotto le baracche. Le ricerche non tardano a portare alla luce i primi segreti. 4 novembre 1922. Dopo 3 soli giorni di lavoro, gli operai fanno una scoperta sensazionale. Un gradino interrato da più di 3.000 anni. Cade il silenzio sul cantiere. Che sia l'agognato Santo Graal? Carter conosce la valle quasi come le sue tasche. E quello è un gradino della 18ª dinastia. Ve lo potete immaginare? Improvvisamente, il sogno della sua vita si realizza. Non sa ancora che cos'è. Sa soltanto che ha appena scoperto una tomba, probabilmente intatta, della 18ª dinastia nella Valle dei Re. Quindi è una tomba reale. Non può essere altro. Ma di chi è? Dissotterrati i primi 3 gradini, nota subito che scendono verso una tomba che si trova alla fine di una scala più lunga. Viene alla luce una scala di 16 gradini, larga 1,60 m, che scende 4 metri sottoterra. Una scoperta sensazionale. I gradini arrivano a una porta chiusa, bloccata da pietre intonacate. Lì un'altra sorpresa attende Howard Carter. Si trova davanti a un cartiglio della necropoli reale, la firma dei faraoni. Trova oggetti che riportano il nome di vari faraoni: Akhenaton, Meritaton e Tutankhamon. Una nuova straordinaria conferma. È la tomba di un re. Doveva essere molto, molto felice, ma anche inquieto, perché non sapeva cosa ci fosse dietro quella porta. Howard Carter decide di fermarsi. Ricopre l'ingresso della tomba e scrive un telegramma al suo mecenate, Lord Carnarvon, tornato in Inghilterra per l'inverno. Scrive: finalmente abbiamo fatto una grande scoperta nella valle. Una tomba magnifica con i sigilli intatti. Attendiamo il suo arrivo. Congratulazioni. Howard Carter non può aprire la tomba senza il suo finanziatore, che si precipita con la figlia Evelyn Herbert, non immaginando che non avrebbe più rivisto la sua terra natale. Lord Carnarvon ha viaggiato fino a Parigi e poi a Marsiglia in treno, in nave fino ad Alessandria, in treno fino al Cairo e poi fino a Luxor. Non c'erano voli diretti allora. Un viaggio di 2 settimane. 23 novembre 1922.
Tre settimane dopo la scoperta della tomba, Howard Carter si reca a Luxor per accogliere il suo mecenate e la figlia. Parte lasciando a casa il suo canarino. Un gesto normale che avrà conseguenze del tutto impensabili. Era un canarino bellissimo, cantava molto bene e agli operai piaceva ascoltarlo. Improvvisamente fu divorato da un cobra. Un evento vissuto simbolicamente, perché il cobra rappresenta il faraone d'Egitto. Negli antichi testi religiosi si legge che i cobra sputavano fuoco e veleno contro i nemici del faraone. Questo racconto è subito percepito come una metafora della vendetta del sovrano. Nel cantiere regna l'inquietudine. Gli operai egiziani prendono sul serio la morte del canarino. Molti di loro attribuiscono ancora poteri soprannaturali agli illustri antenati. Gli antichi egizi consideravano la morte come un passaggio verso l'aldilà, un viaggio che non va in nessun caso disturbato. Se ne parlava molto. La gente diceva: cosa succede se il faraone si ribella? Può essere un avvertimento a non andare oltre? Disturbare un defunto, aprire una tomba, ha un significato simbolico. Molte persone sono superstiziose e la superstizione riveste un ruolo fondamentale nel caso di Tutankhamon. La superstizione si trasforma rapidamente in un cattivo presagio che a sua volta preannuncia una maledizione. Sarà il primo di una lunga serie. Sebbene tra gli operai egiziani si diffonda una grande diffidenza, questo non ferma gli archeologi. 25 novembre 1922. Momento di gloria per Lord Carnarvon e Howard Carter. Ma la gioia sarà di breve durata. Dopo aver abbattuto la porta, si trovano davanti a un corridoio pieno di macerie, come se fosse stato richiuso. In quel momento Howard Carter pensa: è successo qualcosa, forse non siamo i primi a entrare. Non sapevano se i ladri l'avessero già saccheggiata o se fosse intatta. Nell'antichità la Valle dei Re era devastata da bande organizzate che razziavano le tombe subito dopo i funerali dei faraoni. Sebbene Carter abbia individuato una nuova tomba, ci sono concrete possibilità che il contenuto sia già stato trafugato dopo la sepoltura del sovrano. L'incubo di tutti gli archeologi. Trovare una tomba intatta è quasi impossibile in Egitto. Carter è molto inquieto, perché non è sicuro di aver trovato quello che cercava, cioè la tomba ancora intatta di Tutankhamon. Per esserne certi, sgomberano il corridoio. L'indomani è completamente libero. Alla fine del corridoio, lungo 8 metri, li attende un'altra sorpresa. Forse ci siamo. Ci siamo. Questa è la volta buona. C'è il sigillo con il nome del faraone sepolto lì. Tutankhamon. Ma subito una nuova delusione. Il sigillo non è intatto. I predatori hanno già razziato quello che era custodito al di là della porta? C'è un solo modo per saperlo. Carter fa praticare un foro nell'angolo superiore sinistro e inserisce una luce all'interno per vedere se riesce a distinguere qualcosa. Non vede quasi niente, solo delle forme. Si chiede cosa siano, ma ha molta difficoltà a capirlo nella penombra. Rimane parecchi secondi senza dire niente. Non riesce a credere a quello che sta vedendo. Dietro di lui, Lord Carnarvon gli dice: allora, vede qualcosa? Lui risponde con la frase divenuta mitica: sì, vedo cose meravigliose. Davanti a questa straordinaria scoperta, prendono una decisione importante. Il protocollo archeologico vieta di entrare in una sepoltura appena scoperta senza la presenza delle autorità locali. Decidono di non rispettare quest'obbligo ed entrano in quella che è l'anticamera della tomba. Un ambiente lungo 8 metri e largo 3,60. All'interno ci sono circa 700 oggetti d'oro che narrano la vita del faraone. Molti di questi portano il sigillo di Tutankhamon. Ogni dubbio è fugato. Si tratta della sua tomba. Letti, carri, vasi, collane, casse.
Una scoperta simile non era mai stata fatta. Una finestra spalancata su un mondo straordinario, rimasto intatto per 3500 anni. Una sensazione che ti lascia senza parole. Ogni oggetto trovato era stato messo esattamente lì dagli antichi egizi. Una scoperta entusiasmante. Una scoperta che ha segnato non solo la storia dell'egittologia, ma anche la nostra storia. È quanto di più bello gli uomini abbiano fatto su questa terra. È la prima volta che viene trovata una tomba intatta nella Valle dei Re. Non sanno ancora quanti e quali tesori siano lì dentro, ma capiscono che il valore è immenso e la tomba non li deluderà. Scoprono una seconda stanza che Howard Carter chiamerà l'annesso. Anche lì sono deposti numerosi oggetti personali del faraone, ma il meglio deve ancora venire per l'archeologo e il suo mecenate. Chiaramente la tomba è intatta, ma c'è una cosa che Carter ancora non sa. Il corpo è nella tomba? Lo verificherà in seguito. Una volta scoperta la tomba di Tutankhamon, si sono subito presentate altre sfide. 30 novembre 1922. Una settimana dopo, la notizia è di dominio pubblico. La scoperta è un avvenimento di risonanza internazionale. La stampa di tutto il mondo si reca nella Valle dei Re, senza immaginare neppure per un attimo che la maledizione di Tutankhamon stia per colpire. La scoperta della tomba di Tutankhamon è il primo clamoroso fenomeno mediatico della storia. Una grande notizia sulle prime pagine di ogni giornale di tutto il mondo. Diventa quasi una soap opera televisiva. È Tutankhamon? A chi assomiglia? Com'è vestito? Quanti anni ha? Per Lord Carnarvon è l'ora della gloria. Questa scoperta è il momento atteso da tutta la vita. Legare il suo nome a quello di un faraone per l'eternità. Ed è anche il momento di arricchirsi. Firma un contratto di esclusiva con il Times, uno dei quotidiani inglesi più letti all'epoca, per una cifra enorme. 5.000 sterline, l'equivalente di 300.000 euro. Il contratto milionario è la prova del fascino esercitato dai misteri dell'antico Egitto. Solo il Times avrà accesso alla tomba, alle foto, alle testimonianze e alle scoperte. Questa esclusiva non piace agli altri giornali. Non possono pubblicare foto se prima non le ha pubblicate il Times. Questa situazione è molto frustrante e crea parecchia tensione. È una decisione molto importante, perché significa che gli altri media non possono raccontare niente, eccetto dei pettegolezzi. Delle notizie di seconda mano. Potevano esserci dei rischi ad aprire una tomba così antica. Che cosa aveva impedito finora che qualcuno potesse entrare in una tomba chiusa da migliaia e migliaia di anni? Dubbi che fanno eco a una leggenda ben nota all'epoca della scoperta: la vendetta della mummia. Assomiglia alla sceneggiatura di un film, una trama usata nei romanzi gotici del XIX secolo. Molti scrittori utilizzavano storie di maledizioni per suscitare il brivido nei lettori in cerca di sensazioni forti. La gente era portata a credere che le mummie fossero diaboliche, che potessero tornare in vita grazie a poteri che erano in grado di esercitare fuori dalle loro tombe. La gente ci credeva davvero. Quando in un racconto entrava in scena una mummia egizia, era sempre un fatto negativo, un'apparizione carica di conseguenze. Una mummia malvagia sarebbe anche causa di uno dei più drammatici naufragi della storia. C'era una tale convinzione che le mummie fossero così malvagie da compiere azioni terribili che anche l'affondamento del Titanic, nel 1912, 10 anni prima della scoperta della tomba di Tutankhamon, fu attribuito a una mummia e al suo sarcofago che erano a bordo. La mummia in questione, dato che ce n'era davvero una a bordo, si sarebbe impossessata dello spirito del comandante Smith e gli avrebbe imposto le sue scellerate decisioni. Una storia terribile. Un segnale allarmante per chi credeva alla vendetta della mummia. Tutto questo terrore che pervade la superstizione popolare fa diventare la mummia un simbolo negativo, che ricorda la morte, ecco il punto. E quindi fa paura. Una figura che attrae e allo stesso tempo respinge. Una combinazione che risulta assolutamente avvincente. Allo stesso Howard Carter qualcuno disse: attento, stai disturbando i morti. Fin dall'inizio lui riceve consigli da persone che credono al fatto che il defunto si vendicherà o che risorgerà.
La popolarità della scoperta permette a Lord Carnarvon e ad Howard Carter di ottenere molti finanziamenti, soprattutto da musei internazionali come il Metropolitan di New York. In breve tempo l'archeologo riunisce un gruppo di professionisti. Li attende un lavoro enorme. Devono annotare, catalogare e proteggere ogni oggetto presente nell'anticamera per assicurarne la conservazione. È un processo molto meticoloso, fatto di vari passaggi. Tutti gli oggetti vengono impacchettati, messi in una cassa, trasportati fino al Nilo e da lì spediti al Cairo per essere immediatamente esposti al Museo Egizio. Una squadra pronta ad affrontare questa enorme sfida, ma alcuni non sanno che sarebbero stati vittime della maledizione di Tutankhamon. 17 febbraio 1923. Tre mesi dopo la scoperta della tomba, l'anticamera è completamente vuota. L'anticamera era solo l'inizio, un inizio grandioso. Cosa poteva esserci al di là? Il resto era straordinario, tanto quello che avevano già trovato. Il momento è storico. Una ventina di privilegiati assiste all'apertura della parete situata tra le due statue dei guardiani della tomba. Oltre la porta, una stanza di 5 metri per 3 e mezzo, alta 2,70 metri. È interamente occupata da un'enorme struttura con tutti i simboli reali. La camera funeraria. È un ritrovamento straordinario che si aspettava da secoli. Si scopre una stanza relativamente grande, dove però è molto difficile muoversi, perché è stracolma di oggetti. Howard Carter si infila nello spazio tra le mura e le pareti della cappella. Apre la porta e si trova davanti un'altra cappella più piccola, una dentro l'altra, come una matriosca. E si trova davanti una scoperta sensazionale. Il sigillo della porta è intatto. I dubbi scompaiono. La mummia di Tutankhamon si trova in quella cappella, ben protetta da oltre 3200 anni di silenzio. Per Howard Carter e Lord Carnarvon, come per l'intera umanità, si apre un nuovo mondo. Un viaggio nel tempo col privilegio di assistere ai funerali di un faraone. È un momento scolpito nel tempo. Si entra nella vita di un antico faraone egizio e si ha l'intima sensazione di conoscere personalmente quel sovrano. È la scoperta delle scoperte di tutta la storia dell'archeologia, la più clamorosa, la più emblematica, la più impressionante. Accanto c'è un'altra stanza, dove si trova il tesoro del faraone. Un'eredità inestimabile lasciata lì dagli antichi egizi. La tomba di Tutankhamon è la 62esima sepoltura rinvenuta nella Valle dei Re. Inviolata, è la più ricca mai scoperta. Howard Carter ce l'ha fatta, ma ora deve fare i conti con l'odio che inevitabilmente attirerà. Non bisogna dimenticare che Carter è un autodidatta. Non ha un diploma. Non viene dall'università e ha appena fatto la più grande scoperta archeologica di tutti i tempi. Potete immaginare quanta invidia può avere scatenato? Fuori dalla tomba ci sono tutti gli inviati speciali dei giornali danneggiati dall'esclusiva con il Times. Tutti alleati contro Carter e Carnarvon. Uno di loro è particolarmente agguerrito. Arthur Weigel. Inviato del Daily Mail, uno dei maggiori concorrenti del Times, è un egittologo, rivale e nemico giurato di Howard Carter. Quando Howard Carter e Lord Carnarvon mettono in scena una grande cerimonia ufficiale davanti alle cineprese per mostrare la straordinaria tomba, Arthur Weigel, livido di invidia, dice a un altro giornalista: il modo in cui gestiscono questo evento è veramente irrispettoso. Per me hanno solo 6 settimane di vita. 17 febbraio 1923. Weigel non sa quanto questa frase sarebbe stata premonitrice di una terribile maledizione. Lord Carnarvon si ammala improvvisamente a causa di una ferita infetta sul volto. Lord Carnarvon e sua figlia fanno una crociera sul Nilo e lui viene punto da una zanzara. Qualche giorno dopo si ferisce radendosi proprio dove era stato punto e ciò gli provoca una setticemia. L'improvvisa malattia di Lord Carnarvon viene riportata dai giornali di tutto il mondo, ciascuno a modo proprio.
Marie Corelli, scrittrice di grande successo all'epoca, dà il suo contributo. Marie Corelli ha scritto per tutta la sua carriera sull'antico Egitto. Uno dei suoi primi libri, L'idillio dei due mondi, ha come soggetto l'Egitto e la magia. La scrittrice ha esposto una sua particolare teoria, una sorta di religione, che al di là del libro si diffonde in tutto il mondo. Molti sono diventati seguaci di questa sua teoria, che lei ha chiamato il credo elettrico. E dato che è una scrittrice autorevole, molti si fidano ciecamente di lei. Quando Lord Carnarvon si ammala, Marie interviene sull'argomento attraverso la stampa. Cerca di dare una spiegazione razionale alla malattia di Lord Carnarvon, una voce che contribuisce a seminare inquietudine sull'accaduto. Marie Corelli, nei suoi articoli, cita un antico libro in cui si dice che accadranno cose terribili a chi osi avvicinarsi alla tomba del faraone. Nel libro si afferma che ci fosse del veleno all'interno della tomba e che questa fosse la ragione per cui Lord Carnarvon era morto. Forse è vero, forse è realmente accaduto questo. Dichiarazioni che assomigliano ad una premonizione che non tarderà a verificarsi. Il 5 aprile 1923, Lord Carnarvon muore al Cairo. Per setticemia, secondo i medici, per la vendetta del faraone, secondo altri. E se fosse vero? E se le premonizioni di Arthur Weigel e Marie Corelli si fossero avverate? Questo è quanto i giornali penalizzati dall'esclusiva accordata al Times sognano di raccontare. Quel giorno nasce la storia della maledizione, perché si crea una connessione fra la violazione della tomba e la morte del mecenate, finanziatore e coautore della scoperta. Molte persone pensano: è morto perché ha disturbato il riposo di Tutankhamon. Queste persone possono contare sul contributo di un testimone oculare. La stampa dà immediato risalto ai racconti dell'infermiera sulle strane parole che Lord Carnarvon avrebbe pronunciato prima di morire. Ovviamente la frase riportata dall'infermiera rafforza le paure che già aleggiavano intorno all'apertura della tomba. Alimenta ancora di più quello che alcuni ritengono essere la verità, cioè che sarebbe stato un vero e proprio peccato, quasi spirituale, disturbare il faraone. Che credito si può accordare a questa testimonianza? Tutto il credito possibile, secondo molti giornalisti. Il mecenate avrebbe disturbato il sonno del faraone e ne avrebbe subito la vendetta. Un monito per chi volesse continuare a violarne la sepoltura. Rapidamente, il racconto della maledizione di Tutankhamon fa vendere più della scoperta della tomba e dei suoi tesori unici al mondo. Un giornalista scrive che sarebbe stata trovata un'iscrizione all'ingresso della tomba il cui contenuto è stato ignorato dagli esploratori. Ma il testo li avrebbe messi in guardia. La morte colpirà con ali veloci chiunque penetri in questa tomba. Sebbene la presenza di questo avvertimento nella tomba di Tutankhamon sia controversa, non si può ignorare. Anche se è piuttosto raro, a volte si trovano delle imprecazioni, delle minacce contro chi potrebbe disturbare il sonno eterno del defunto. Abbiamo iscrizioni di maledizioni. Se violate la mia tomba, se entrate impuri, che il consesso degli dèi vi giudichi, che vi torca nel collo come a un'oca, che il leone vi mangi, che i coccodrilli vi divorino. Sventura, quindi, per chi è entrato nella tomba del faraone. Le voci si ingigantiscono di giorno in giorno. Tutti coloro che sono entrati nella tomba sarebbero condannati. La sepoltura di Tutankhamon diventa una tomba maledetta. La gente diceva che, pur essendo passato molto tempo, la maledizione era stata comunque lanciata. Ci credettero in molti, e la maledizione non riguardò soltanto Lord Carnarvon. Da lì la superstizione prende il sopravvento, e sfortunatamente avvengono altri decessi che alimentano la teoria della maledizione. Howard Carter e la sua squadra non lo sanno ancora, ma Lord Carnarvon è solo la prima vittima della maledizione. Il 26 settembre 1923, circa sei mesi dopo la morte del finanziatore della scoperta della tomba, muore il fratello di 43 anni.
Il fratello di Lord Carnarvon muore per una setticemia che viene attribuita alla maledizione. La sua morte amplifica il peso della maledizione sull'opinione pubblica, soprattutto perché da quel momento i giornalisti indagano sulle morti precedentemente avvenute, morti che appaiono sospette. Un mese e mezzo dopo Lord Carnarvon, il 16 maggio 1923, George J. Gould, un notabile americano, muore di polmonite dopo aver visitato la tomba. La stampa lo ritiene una vittima della maledizione di Tutankhamon. E non è l'unico. Tutti gli articoli sulla maledizione citavano un certo professor Lafleur, amico di Carter, che sarebbe morto proprio in quel periodo. Tra l'aprile 1923 e il novembre 1924, sei persone entrate nella tomba o legate a chi l'aveva visitata muoiono improvvisamente. Sir Archibald Reed, un radiologo, muore nel gennaio 1924. Non era solo un radiologo, ma anche un ricercatore. Quindi era sempre molto esposto alle radiazioni. Nonostante questo, la sua morte avvenne con un tempismo perfetto. Tra questi decessi, uno in particolare colpisce gli animi. Durante l'estate del 1924, Hugh Evelyn White, un archeologo che aveva partecipato agli scavi della tomba, si impicca. Prima di morire aveva lasciato scritto con il suo sangue: «Ho ceduto a una maledizione che mi obbliga a scomparire». Il 19 novembre, Lee Oliver Stack, governatore inglese del Sudan egiziano, viene ucciso in una via del Cairo, circa un anno dopo la sua visita alla tomba. Per la stampa, come per una parte dei lettori, queste persone sarebbero le prime vittime della maledizione del faraone. Nessuno può immaginare che questo è solo l'inizio. Qualsiasi sventura capiti a chi abbia avuto a che fare con quel progetto, una morte o anche solo una malattia, è diretta conseguenza della maledizione del faraone. Ecco che vengono a galla le superstizioni. Si attribuiscono spaventose chiavi di lettura ai drammi avvenuti. Gli egizi avevano una concezione della morte molto differente da quella delle società moderne. Per gli uomini e le donne dell'antico Egitto, la morte non era la fine. La morte fisica è un passaggio, è qualcosa che apre un altro cammino, un viaggio molto pericoloso. Disturbare il sonno eterno di un faraone è un oltraggio estremamente grave. Ne consegue che l'idea di una vendetta non venga esclusa da chi ci crede, con un effetto travolgente. Per gli egizi, un defunto può tornare nel mondo con il corpo che aveva in vita grazie alla sua mummia. Quando si diffonde l'idea della maledizione, anche il contesto politico internazionale è incline ad aderire a credenze occulte. Il mondo è appena uscito dalla Prima Guerra Mondiale con 20 milioni di morti. Nel 1919 la febbre spagnola ha causato più di 50 milioni di vittime in tutto il mondo. La gente ha bisogno d'evasione. La magia della scoperta di una tomba egizia e il risveglio di forze oscure che dormivano da millenni affascina. In Occidente, molti cercano di trovare dei modi per entrare in contatto con i morti, oppure vogliono credere a un'altra forma di vita. La religione tradizionale non li soddisfa e vogliono esplorare nuove strade. Ci si domanda: che c'è dopo? C'è un'altra vita? Esistono i fantasmi? L'idea della maledizione attira la curiosità di molti, da qualsiasi parte vengano. Anche persone assolutamente razionali vengono attratte dal soprannaturale. È il caso di una celebrità dell'epoca, Arthur Conan Doyle. Il creatore di Sherlock Holmes apporta il suo contributo alla maledizione del faraone. Convinto dell'esistenza dei fantasmi, di cui sostiene avere prove fotografiche, non può trattenersi dal rilanciare, affermando che uno spirito maligno potrebbe essere la causa della malattia fatale di Lord Carnarvon. Anche lui parla della maledizione e, dato che è ascoltato e rispettato, la questione assume una dimensione ancora più folle. Per il grande pubblico è difficile capire di chi fidarsi per conoscere la verità. Il fatto è che le storie delle maledizioni non avevano mai fatto versare tanto inchiostro, vendendo moltissimo.
Un trionfo per la stampa che vuole suscitare stupore. Dal canto suo, Howard Carter ha ripreso le sue ricerche e sta per rivelare al mondo uno dei più bei testamenti degli antichi egizi, ma anche uno dei più misteriosi. Sono anni difficili, perché da una parte si vuole la certezza che il faraone sia lì dentro, dall'altra si sa bene che non bisogna avere fretta. Nessuno aveva mai vissuto prima una simile esperienza. La camera funeraria è composta da quattro cappelle inserite una nell'altra. All'interno c'è un sarcofago di quarzite dentro cui si trovano altri tre sarcofagi, uno nell'altro, e l'ultimo è fatto di 110 kg d'oro. L'apertura delle tre cappelle in legno dorato è molto complessa. Una volta terminata, si può finalmente alzare il coperchio del sarcofago. Si procede piano piano, con molta cautela. Vengono usate delle funi e alcune si rompono. Si deve usare un argano e delle pulegge. È un lavoro delicatissimo, non si può sbagliare. 28 ottobre 1925 è il momento in cui Howard Carter entra nella storia. Dopo un lavoro estremamente delicato, può sollevare la copertura del sarcofago. Un momento che resterà per sempre impresso nell'animo dell'archeologo. All'interno c'è l'oggetto dei suoi desideri, la mummia di Tutankhamon. Il volto è coperto da una magnifica maschera d'oro di 10 kg. Sembra di trovarsi di fronte a una persona che dorme, un po' smagrita, ma che sta solo dormendo. È davvero impressionante. Il volto è coperto da una stupenda maschera d'oro. Rappresenta il viso del faraone, immortalato per l'eternità. Howard Carter rimuove la maschera d'oro per scoprire il volto mummificato di Tutankhamon. È allora che una scoperta sbalorditiva fa pensare nuovamente alla maledizione del faraone. Una piccola cicatrice. Quando la mummia di Tutankhamon è stata esaminata, è stata trovata una piccola ferita sulla guancia. Per questo molte persone si sono spaventate, perché hanno pensato, ecco, è lo stesso punto in cui Lord Carnarvon è stato punto dalla zanzara. Da lì si è sviluppata l'infezione. Non c'è dubbio, è Tutankhamon che l'ha maledetto. La stampa si affretta a riportare la strana scoperta e a sollevare altri sospetti. Il faraone avrebbe fatto subire al mecenate inglese le conseguenze della sua vendetta per aver disturbato il suo sonno? Una parte dell'opinione pubblica ne è convinta. Ma per Howard Carter la soddisfazione è totale. La scoperta del corpo del sovrano gli permette di rivelare chi fosse davvero Tutankhamon. Mentre il mondo si aspetta di vedere la mummia di un uomo anziano, si trova davanti quella di un giovane di 19 anni. Howard Carter non sapeva che Tutankhamon fosse un ragazzo. Il ritrovamento del corpo fornisce nuove informazioni sull'antico Egitto che nessuno conosceva fino ad allora. Tutankhamon era il primo faraone ad essere stato ritrovato nella sua tomba della Valle dei Re. A partire dal 1922, un nuovo e moderno Egitto si identifica con colui che tutti ormai chiamano Re Tut. Gli egiziani vedono in lui una sorta di rinascita, il ritorno a un passato glorioso. E ognuno, indipendentemente dall'età, fa sua l'effigie del giovane faraone. L'antico Egitto e Tutankhamon diventano onnipresenti. Si diffonde un fenomeno che viene chiamato Tutmania. C'è perfino il disco di un gruppo rock americano, gli ZZ Top, che ha in copertina la maschera di Tutankhamon. Tutti usano questa immagine, che è davvero l'emblema dell'Egitto faraonico per eccellenza. Una sensazione di orgoglio condivisa da tutto il popolo, che sembra momentaneamente far dimenticare la leggenda della maledizione. Ma le cicatrici identiche sui volti di Tutankhamon e Lord Carnarvon continuano a far versare molto inchiostro. E una parte dei lettori ha paura, soprattutto i possessori di oggetti d'arte egizia. In Inghilterra, i possessori di reperti egizi hanno improvvisamente paura. Iniziano a donarli ai musei locali perché sono spaventati all'idea di aver attirato la maledizione del faraone sulla loro casa. E se la nostra mummia prendesse vita? E se si trattasse di una deliziosa e arrabbiatissima sacerdotessa o della sposa tradita di un faraone? E se avesse poteri magici in grado di riportarla in vita? Molti le hanno sepolte nel loro giardino,
Se in futuro gli archeologi dovessero scavare nei giardini delle case vittoriane, troverebbero sicuramente mummie egizie. Tutto ciò è privo di fondamento, ma l'irrazionale ha spesso la meglio. Quanti più decessi le vengono attribuiti, tanto più la maledizione di Tutankhamon fa vendere. Nel 1928 è la volta di un altro membro della squadra di Howard Carter. L'egittologo Arthur Mace muore senza cause apparenti. Un anno più tardi, nel 1929, Richard Bethel, segretario personale di Lord Carnarvon, viene trovato morto nel suo club londinese, in strane circostanze. E non è tutto. Il padre di Bethel, Lord Westbury, secondo quanto riportava il Times, era ossessionato dalla maledizione di Tutankhamon. Dopo aver detto «Non posso più sopportare questi orrori», si gettò dalla finestra di un hotel di Londra. Nel 1935, James Breasted, altro egittologo del gruppo di Howard Carter, muore per un'infezione. La soap opera non si ferma. Si continua a speculare approfittando di una storia macabra costellata di morti misteriose. Il faraone non si è ancora vendicato. Ha bisogno di vendetta. È quello che scrivono gli assertori della maledizione con passione e avidità sulle colonne dei quotidiani. Ben presto dovranno mettere a confronto le loro teorie con quelle degli scienziati, che come uccelli del malaugurio screditeranno queste teorie soprannaturali. Gli scienziati dichiarano: forse è un problema legato alla tomba, forse c'è una spiegazione razionale. Si sa che quando si apre una tomba sigillata da secoli, la putrefazione delle mummie nell'aria chiusa possono generare dei gas tossici. Ci sono stati casi, riportati all'epoca, di persone che si sono intossicate, a volte fino a morire per asfissia. Questa teoria è decisamente credibile, tanto più che diverse persone definite vittime della maledizione dalla stampa sono morte per crisi polmonare. Negli anni 90, dei ricercatori tedeschi aggiungono nuovi elementi al dibattito. Nella tomba più celebre del mondo hanno individuato una muffa tossica nota con il nome di Aspergillus. Chiunque sia entrato nella tomba di Tutankhamon è stato esposto alle sue tossine che ricoprono i muri. Queste tossine possono aggredire il sistema respiratorio a seconda della fragilità delle persone e potrebbero essere la causa dei malori che hanno colpito alcuni visitatori della tomba. Se nella tomba c'erano muffe tossiche, secondo me erano state portate lì durante gli scavi. Non possono essere muffe dell'epoca del faraone resuscitate dopo 3.000 anni. Oggi la tomba di Tutankhamon è una delle più visitate della Valle dei Re. Vittime del proprio successo, le pitture della camera funeraria hanno cominciato a degradarsi a causa dell'eccessivo numero di turisti. Dal 2007 il numero giornaliero di visitatori è stato ridotto a 400 persone. I privilegiati possono vedere la mummia del faraone, nell'anticamera, dietro un vetro trasparente che la protegge dall'aria esterna. Oggi le autorità egiziane hanno installato delle apparecchiature che misurano il livello di umidità per impedire il deterioramento della tomba, ma anche per la prevenzione sanitaria dei visitatori. Questa teoria della muffa potrebbe quindi chiarire alcuni decessi. Altri possono essere spiegati in modo ancor più pragmatico. L'età media delle vittime era di 52 anni, cioè l'aspettativa di vita dell'epoca. In quegli anni la medicina non era avanzata come oggi. Non avevano nemmeno gli antibiotici. La penicillina è stata scoperta nel 1928. Penso che questa sia la prova finale. Se poi la gente vuole credere alla storia della maledizione, ci creda pure. Niente potrebbe convincerla del contrario. In ogni caso, la maledizione continua a far parlare di sé, soprattutto nel 50° anniversario della scoperta della tomba, nel 1972. In quell'occasione, il tesoro di Tutankhamon lascia l'Egitto per una sensazionale mostra, al British Museum di Londra. Ma il direttore del Museo Egizio del Cairo e il presidente degli imprenditori che organizza la spedizione al museo inglese muoiono improvvisamente. E così la storia della maledizione ricomincia. Le due morti avvengono proprio durante l'evento estremamente mediatico dell'arrivo del tesoro in Inghilterra. E questo non può che riaccendere la miccia della superstizione.
In totale 26 persone vengono associate alla maledizione di Tutankhamon, vittime, per così dire, della vendetta del faraone. Una cosa è certa: Howard Carter e Evelyn Herbert, che hanno passato parecchio tempo nella tomba, moriranno molti anni dopo, rispettivamente 17 e 58 anni dopo esservi entrati. Howard Carter entra nella leggenda, legato per sempre al nome di Tutankhamon. Ma la sua memoria è stata infangata dalle invidie dei suoi contemporanei. Carter non ha mai ricevuto niente. Nessuna stella al merito per il suo lavoro, nessun titolo, nessuna onorificenza. Non è mai stato nemmeno riconosciuto come archeologo. È morto dimenticato da tutti. Nessun tributo a colui che solo 17 anni prima aveva fatto una scoperta straordinaria. Anche se non è mai stato riabilitato dai suoi colleghi, è grazie a Howard Carter che la tomba di Tutankhamon è stata lasciata alle generazioni future. Grazie alla tenacia e alla passione di questo archeologo autodidatta, sappiamo che il faraone ha avuto un ruolo cruciale durante uno dei periodi più difficili della civiltà faraonica. Salito al trono a 9 anni, riporta l'ordine in una terra abbandonata al caos delle riforme politico-religiose dal suo predecessore, il faraone Akhenaton. Tutto fa credere che avrebbe ulteriormente migliorato il destino dell'Egitto se non fosse prematuramente morto all'età di 19 anni. La scoperta della tomba di Tutankhamon ha davvero reinventato lo studio dell'egittologia. E ancora oggi, 100 anni dopo la scoperta, gli studi sul faraone continuano a produrre risultati straordinari, quasi ogni giorno. Il suo viaggio dopo la morte è andato a buon fine. Lui è eterno. Tutti conoscono Tutankhamon, tutti, anche se nessuno sa che cosa abbia fatto. Quanto alla maledizione, sarà per sempre associata alla scoperta della sua tomba. Per gli antichi egizi, la cosa essenziale era essere ricordati per l'eternità. Howard Carter ha restituito a Tutankhamon la sua fama e il suo posto nella storia. Perché il faraone avrebbe dovuto ucciderlo? Non si può negare l'esistenza della maledizione, perché farlo sarebbe di per sé una maledizione. Quella di Tutankhamon durerà per sempre. Non importa quello che possono dire gli egittologi. Molti ci credono tuttora. Per fortuna uccide meno di quanto non abbia fatto tra il 1922 e il 1930. Questa leggenda resterà nella storia come una delle invenzioni più geniali di una stampa poco attenta alla qualità delle sue informazioni. Il merito di aver contribuito a rendere eterna la memoria del giovane sovrano dimenticato spetta di diritto alla famigerata maledizione di Tutankhamon.